Iniziamo il monologo, parliamo di calcio, cerchiamo di parlare di parlare di calcio. Allora, abbasso gli alert, i blurp. Allora, ragazzi, finito il precampionato della Roma, finito il ritiro della Roma, un altro pareggio 1-1. Ma ragazzi, il lavoro da fare è tanto. Oggi ho visto la partita, il primo tempo, buon primo tempo, buon primo tempo. Il secondo tempo male male, secondo me, male male. Ho visto un buon Lefè, ho visto un grande Soulé. Ho visto un buon Dobbik che sta ancora in rodaggio, ma so sicuro che farà parlare di sé. Ho visto un centrocampo che non va bene. Pellegrini fa un bel gol, ma al secondo tempo, fra palloni persi, passaggi sbagliati. Ho visto uno corre col pallone e Pellegrini corre senza palla e quello taglia 10 metri. Ho visto un Cristante inguardabile. Ho visto una difesa. Sì, Ndicka fa un errore di postura sulla marcatura, sul gol, ma mi dite Mancini dove cazzo stava? Mancini dove stava? Perché non ho capito. Ho visto qualche cosa buona, qualche cosa meno buona. E vi dico una cosa. C'è da fare. Sta squadra, se non viene completata, so dolori. C'è sta molto da fare. Secondo me a centrocampo non serve uno, ma anche due giocatori. Ma uno assolutissimamente serve un giocatore da motore, un giocatore che può prendere il posto di Cristante, che è inguardabile per come vuole giocare De Rossi. Serve un terzino destro, lo sappiamo. Serve l'ala sinistra da strappo, serve un altro difensore e tutto quanto. Ma serve pure l'ala sinistra che attacca la profondità. Per quanto riguarda il gioco, io ho visto troppi palloni ancora all'indietro, qualche pallone buttato. Ho visto che la Roma comunque si accendeva solamente magari con qualche giocata dei Soulé. E il secondo tempo si fa una bella azione di calcio, ma troppo poco. Troppo poco. Adesso la Roma si presenterà a Cagliari con questa formazione qua al 99%, ed è una formazione che è partita tardi con il lavoro. Infatti non, anche tanti meccanismi non mi sono piaciuti. È partito tanto perché la squadra ha cominciato ad allenarsi tutta insieme in ritardo. Le prime 3 settimane era la Roma primavera, regà. La verità è questa. Però abbiamo il Cagliari che può essere all'altezza dell'Everton, anche di meno, credo, dell'Everton. E spero che l'ultima settimana si riesca a trovare un po' più di velocità, di ritmo, di intensità, di aggressività, e comunque prendere questi 3 punti e continuare a lavorare aspettando il calciomercato che ci sta dicendo che a Signon è sicuramente un giocatore che la Roma sta trattando, che è un buon giocatore, ma niente di più. Io là mi aspettavo il punto dalla Roma stanno, e il punto non credo che ci sarà, anche perché se devi mettere punto, si parla su un terzo destro dai 25-30 milioni di euro. Wanderson, Bellanova e via discorrendo, anche perché Bellanova io sento di 20 milioni di euro, ma io per me 20 milioni di euro magari non te lo dà. Io ti continuo a dire che è incedibile. Forse se gli dà 25 milioni di euro potrebbe dartelo, ma è incedibile. E questi giocatori qua hanno bisogno di amalgamarsi. Sono buoni giocatori, ma non sono grandi giocatori a Signon. Per quanto riguarda il difensore centrale, non credo che si farà un giocatore che costi tanti soldi. A centrocampo,
si deve fare un giocatore forte, secondo me quello è il ruolo più scoperto tutti, dove devi fare un centrocampista forte, punto, sull'attaccante da strappo. Ragazzi, ad oggi non ci sono nomi. Sul terzino destro c'è il nome del Signore, sul centrocampista, dove lo dico io, il nome di Soumaré, che secondo me è un altro buon giocatore come Massignon, ma niente di più. Ha caratteristiche differenti, ma non è un campione. Per quanto riguarda il ruolo di esterno, si parla, l'unico nome è Chiesa, ma Chiesa, la Roma sta sempre appesa al volere del giocatore. La Roma ha anche un accordo con la Juventus. Qualora il giocatore decidesse di venire alla Roma, Roma con la Juventus sta a posto. Serve solo l'accordo col giocatore, che se si abbassa l'ingaggio, credo che non ci siano problemi, a patto che ci siano le uscite. Perché da Trigoria filtra un certo ottimismo grandissimo se si completano tutte le uscite. Cioè, praticamente, ragazzi, se si fanno le uscite, dicono proprio squadra completata alla grande. Ma se non fanno le uscite, invece, la squadra sarà completata, però sulla qualità e su magari tutti i ruoli, non si può fare. Non si può fare. La verità è questa. Perciò adesso, in questo momento, dove stiamo in un ritardo incredibile, perché 20 giorni e finisce il mercato, ma oggi è finito, c'è sta domani, e domani sono 19 giorni alla fine del calciomercato. La Roma deve fare tanto, deve fare troppo, e fra entrate e uscite, se non cominciamo a fare un'ufficializzazione al giorno fra entrate e uscite, diventa veramente dura, diventa veramente dura. Poi c'è il Ferragosto di mezzo. Io credo che il calciomercato si accenderà da lunedì dopo la prima del campionato, però diciamo che bisogna fare, bisogna lavorare soprattutto le uscite. Ogni volta che la Roma fa un'uscita, noi dobbiamo andare a fare go, roba del genere. Questa è la verità, perché sono troppo troppo importanti. Ale, si è preoccupato? I nomi ricominciano a essere un po' rispetto a Dobic e Sulè, a Signon, regà, Soumaré. E poi diciamo che il tempo continua a stringerci. Perciò, anche se ho parlato con persone di Trigoria importanti e mi dicono: se facciamo uscite, tranquillissimi, ma se non le facciamo, siamo un po' meno tranquilli, puntini puntini. Là comincio a un pochino a preoccuparmi. Sì, poi vi dico un'altra cosa: è uscito Dybala, non si muove. Ripeto, già l'avevo detta sta cosa, Dybala non si muove. E Abraham non interessa al Bournemouth, ma lo immaginavo, ragazzi. Ma Thiago Pinto, ma quando fa il favore alla Roma? Mai. Perciò non interessa Abraham al Bournemouth, e credo adesso vediamo quello che succede con Abraham, se si sblocca col Milan. Ma io ho paura che arriviamo a fine mercato e Abraham al Milan ci andrà un prezzo, il diritto di scatto per togliere l'ingaggio, ma non riuscirà a venderlo. Ho una paura fottuta di questa. Per quanto riguarda Signone, credo che la formula giusta per fare l'acquisto sia diritto con obbligo di riscatto. Questa credo che sia la formula per fare a Signone, anche perché il Ren non te lo dà in prestito, eh? La verità è che il Ren non te lo dà in prestito, però ad oggi è lui il nome su cui la Roma sta lavorando. La Roma non lo smentisce neanche il Ren. C'è una trattativa in corso e credo che a 19 giorni del calciomercato non può saltare una trattativa per un giocatore che non costa una marea di soldi e che non è un top. È un buon giocatore, costa dai 10 ai 12 milioni di euro, un gaggio fattibile per la Roma, più che fattibile, cioè non credo che possa veramente saltare. Allora, questo è quanto, monologo terminato. Allora, al Soglial.